Benvenuta, grazie. A presenziare la cerimonia di intitolazione della nuova scuola primaria di Viale Crotone ad Alberto Manzi è stata la ministra all'istruzione, alla ricerca e all'università Stefania Giannini. Per la prima volta in Calabria il ministro Giannini ha parlato di una scuola più interattiva, più competitiva, in grado di suscitare l'ansia di un miglioramento sempre maggiore di se stessi. Ma Alberto Manzi, per la mia generazione, io sono degli anni 60, quindi ero all'elementare alla fine degli anni 60 e ricordo personalmente la bellezza, la semplicità e l'efficacia del suo insegnamento televisivo. Oggi recuperare il senso di questo insegnamento significa far capire a chi lavora nella scuola, agli studenti, agli insegnanti, ma anche a tutta la società civile, che la scuola è veramente il cuore di una società. E quindi partire da un progetto educativo che rimetta al centro l'istruzione è un atto di grande coraggio e di grande ambizione. Ministro, una scuola migliore significa anche una scuola più sicura, la situazione però in Calabria è ancora molto critica. Beh, sa, l'edilizia non è uno di quei capitoli che si avvia oggi e si chiude domani. Credo che un biennio di lavori seri su un piano nazionale che stanzia complessivamente ad oggi 1,5 miliardi, ora non vi riassumo le cifre perché le ho dette 1000 volte, le conoscete, ma che a conclusione arriverà ai 3 miliardi che indicò il presidente Renzi al suo insediamento, sia una risposta straordinariamente innovativa e credo, se non esaustiva, sicuramente esauriente per i problemi dell'edilizia italiana, certamente della scuola italiana. Certamente il sud in alcune aree ha problemi maggiori e quindi si dovranno fare interventi più incisivi, sia per la sicurezza, sia per l'adeguatezza degli edifici, sia anche per la bellezza, perché le scuole devono essere, io ne ho appena vista una qua, questa intitolata al maestro Alberto Manzi, e appartiene alle 3 categorie, quindi dobbiamo andare in quella direzione in tutto il territorio. Dopo la scopertura della targa in ricordo del maestro della trasmissione TV Non è mai troppo tardi, Alberto Manzi, si è proseguito con un dibattito a cui hanno preso parte il sindaco Sergio Abramo, il ministro degli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, il prefetto di Catanzaro Raffaele Cannizzaro e il direttore dell'ufficio scolastico regionale Diego Boucher. I punti della buona scuola, insomma, sono credo ormai abbastanza noti, è una consultazione che ad oggi portiamo in giro per l'Italia sia attraverso gli strumenti della consultazione online sia attraverso le nostre visite, non solo la mia, in tutto il territorio, e sono una cultura del merito che entri finalmente anche per la carriera e per il miglioramento degli insegnanti, che abbia nei due fondamentali punti della formazione continua, strutturale, obbligatoria degli insegnanti e della valutazione i suoi capisaldi, e naturalmente il piano assunzionale che dia a tutti gli insegnanti di cui c'è bisogno, perché l'autonomia non resti sulla carta ma diventi una realtà possibile in tutto il Paese. Se negli anni 60 la missione della scuola era quella dell'alfabetizzazione, quella della scuola di oggi qual è? È quella che dicevo, cioè di dare la nuova parola, quella di cui c'è bisogno adesso, che è fatta di competenze antiche da rinforzare, come le competenze linguistiche in una seconda lingua, ma anche di competenze nuove, la digitalizzazione, che non è solo lavagne interattive e multimediali, ma è anche il pensiero computazionale a partire dalla scuola primaria. Quindi è un lavoro complesso, ma insomma. Per risolvere il problema dell'occupazione oggi è necessario un allineamento tra le competenze che la scuola offre e quelle invece richieste dal mercato. È così che il ministro ha concluso il dibattito con i ragazzi.